Nell'incantevole scenario del Castello Angioino Aragonese si è svolto, con la presenza di un folto pubblico, il concerto dalla classica al tango argentino. Tre gli artisti che si sono esibiti in un mix di strumenti. Al violino l'artista internazionale Camelia Naidnova, alla fisarmonica il maestro Francesco Citera e alla chitarra il maestro Angelo Loia. Soddisfatto per il grande successo che ha ottenuto il concerto, il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. È una serata speciale, particolare, perché stasera, diciamo, vivremo un esperimento musicale dove noi mettiamo insieme un violino bellissimo, come vedete, una fisarmonica, una chitarra, quindi sono quegli esperimenti che in qualche modo danno delle emozioni diverse, nuove, particolari. Quindi con un certo entusiasmo e altrettanta curiosità saremo qui tutti insieme a vivere questa serata speciale. Grazie naturalmente a Luigi Framondino che ha fatto da gancio per organizzare questa serata così particolare. Ringrazio Camelia con cui avevamo già parlato, ma la pandemia ci aveva impedito di fare serate di questo tipo, quindi siamo felici, insomma, di averla qua stasera. Naturalmente saluto sia Francesco Citera che Angelo Loio, che conosco da sempre, quindi ne conosco le qualità, ma stasera vorrò proprio apprezzare questo incrocio musicale che sicuramente ci entusiasmerà. Di Brahms, Sarasate, Wrangel, Gardel, Galliano e Piazzolla, interpretate magistralmente dai tre grandi musicisti, hanno incantato ed estasiato il pubblico presente.